sono, ecco, le sfilate che ti hanno colpito di più. Per sì, esempio, questa qui per dove esempio siamo? È Philip Lane, che è tra l'altro il nostro vicino di casa qua. Sì. Questa è la linea sport, ha creato all'interno della fiera questo concept un po' particolare, appunto una linea sportiva, quindi ha ricreato una vera e propria palestra dove i modelli non erano dei veri modelli, ma erano semplicemente delle persone comuni che ha pescato nelle palestre milanesi proprio per... E tutto questo solo per uno show che dura... Questa durata, sì, mediamente, questa sfilata è durata tipo 10 minuti. Cioè, sono investimenti incredibili. Investimenti incredibili che veramente appunto fanno capire la potenza delle brand e in un certo senso giustificano anche poi il prezzo in retail di un capo d'abbigliamento. Senti, quali sono le tendenze allora per l'uomo? Come ci dobbiamo vestire? L'uomo ama la sportività, quindi capi eleganti per taglio sportivo, giacche destrutturate, torna il piumino, il bomber, colori molto... Allora, il grigio, il nero e il blu persistono. Come colori accesi, il rosso e l'arancio, c'è il cammello, color cammello per quanto riguarda il cappotto, che deve essere rigorosamente lungo, lunghissimo. Insomma, queste diciamo le tendenze di massima.